in questo numero. Rubato dai trafficanti di droga in Albania, casualmente ritrovato, torna a Porto Cesario il gommone per l'ambiente. Gommone, battello, natante. Quante definizioni per una imbarcazione che a Porto Cesario, dal 2007 in 5 anni, ha trasportato circa 10.000 volontari, bambini, ragazzi, adulti, provenienti da ogni parte d'Italia alla scoperta e alla tutela di uno dei tratti più belli del litorale ionico. Un gommone di proprietà del comune di Porto Cesario, gestito dal CEA, il Centro di Educazione Ambientale che ha sede a Torre Lapillo e che è animato dai rappresentanti di Legambiente e Italia Nostra, affiancati dai tanti volontari tra cittadini, comuni e delle scuole salentine di ogni ordine e grado. Dunque, più che un gommone, uno strumento fondamentale per esercitare la funzione educativa e di sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto e alla tutela del territorio naturale. Ecco perché quando nel maggio scorso il gommone fu rubato nottetempo dal molo piccolo di Porto Cesario, l'azione dei ladri fu considerata molto più che un furto. Scattò la mobilitazione, ma per giorni e giorni non se ne seppe più nulla. Poi un velista barese, passando da Valona, riconobbe il riccio, simbolo del CEA di Porto Cesario, sulla plancia di un gommone fermo in banchina. Venne così fuori la verità. Il gommone era stato rubato da una banda di trafficanti di droga d'oltre Adriatico. Ma proprio durante un trasporto notturno di stupefacenti, la polizia albanese aveva intercettato il gommone a colpi di mitra e poi arrestato i due malviventi a bordo. Porto Cesario partì subito alla volta dell'Albania una squadra composta da ambientalisti, dall'avvocato Marco Greco dell'ufficio parchi di Porto Cesario, oltre che di tecnici motoristi, che verificarono la presenza nella baia di Dermi del gommone finito intanto sotto sequestro da parte della polizia di Himara. Grazie all'aiuto dei giornalisti albanesi Hakim e Dorian Amato, si avviarono le pratiche per il dissequestro e la restituzione del natante e dopo il rientro in Puglia, un'attesa durata oltre un mese, finalmente con il secondo viaggio a Valona la pratica si è conclusa grazie all'intervento congiunto del capo della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, Cataldo Motta, e del vice capo della Procura Generale di Tirana per i reati gravi, Costa Beluri. Una restituzione sancita dalla stretta di mano tra il presidente del CEA di Porto Cesario, Mino Bucolieri, e il capo del posto di polizia di Himara, signor Dash. Il gommone richiederà ora qualche lavoro di riparazione per cancellare i danni provocati dai malviventi. Lo sportellino del Gavone del comune di Porto Cesario è stato sfondato dai trafficanti di droga perché qui hanno messo le armi, in particolare i mitra Kalashnikov. Il furto del gommone cosa ha bloccato? Per noi di Legambiente ha bloccato, diciamo, tutti i campi di volontariato che incerniavano la loro attività estiva proprio sull'utilizzo di questo battello. Non è stato possibile effettuare il monitoraggio costiero come ogni anno, non è stato possibile nemmeno eseguire le escursioni in archeosnorkeling che sono il fiore all'occhiello del Centro di Educazione Ambientale di Porto Cesario. È stato un attacco a questo territorio. È stato percepito, credo, anche vero in Albania, anche come un atto che è stato contro quel processo di crescita di quel paese e di buone relazioni con l'altra parte dell'Adriatico. Quindi sicuramente alla fine, come dire, un atto compiuto per il male porterà un bene comune alle due collettività. Ora il gommone torna a che cosa? Adesso torna alle sue origini, perché questo gommone aveva ed ha una funzione importantissima, quella della promozione dell'educazione ambientale nell'ambito del parco marino e dell'attività del centro di educazione ambientale. Ha trasportato dal 2007 ad oggi circa 10.000 bambini provenienti da diverse regioni d'Italia e continueremo a farlo anche per il presente e per il futuro, almeno ce l'auguriamo. Torna il gommone e addirittura nasce un'iniziativa culturale. Sì, un'iniziativa di alta cultura, oserei dire, perché in collaborazione con Hakim e Dorian Mato, il giornalista appunto che ci ha aiutati in questa impresa, questa avventura, porteremo per l'estate 2013, in concomitanza dei campi di volontariato di Legambiente, una iniziativa culturale. Ci sarà uno scambio tra poeti dello Ionio
che verranno qui a Porto Cesareo per declamare le loro poesie, che avranno prettamente carattere di natura ambientale. Un saluto e un ringraziamento formale va fatto alla RAI, al servizio pubblico, al TGR Puglia, perché grazie alla messa in onda di un servizio appunto sul furto del battello del CEA, un velista ha riconosciuto nelle acque di Mara il nostro battello, e da qui è partita la segnalazione e da qui questa incredibile storia che è tutta da raccontare.